di negare il fatto che le passività deducibili introducano un elemento di incentivo da un lato per diversificare la tassazione anche per il lavoratore dipendente, dall'altro per introdurre un incentivo a far emergere tutta quella serie di fatturazioni che sono necessarie per essere poi dedotte come spese, ma che in questo caso fanno emergere una contribuzione che oggi invece in molti casi non emerge. Però accanto a questo è importantissima la riorganizzazione del sistema di controllo e di accertamento. Per quanto riguarda questo, noi abbiamo previsto il consolidamento delle procedure di presentazione. Sapete che già da quest'anno viene fatta via telematica. L'estensione di questa procedura consente di rendere molto più efficace e immediata la disponibilità dei dati e quindi della, come dire, della conoscenza, finito, della certezza di questa procedura. Vi chiedo scusa, sto facendo uno sforzo notevole di ridurre pagine e pagine di ricordi, però per darvi l'idea di che cosa si deve fare. Rafforzare gli strumenti di controllo in capo agli uffici, chiaramente qui ci sarà una revisione da fare anche dell'ufficio tributario, accertare i poteri di accertamento proprio in capo all'ufficio tributario. Una riflessione andrà fatta naturalmente anche sugli aspetti fiscali delle transazioni economiche, mi riferisco a scontrini, ricevute, fatture, che dovranno accompagnare la possibilità di controllo e di accertamento. Un altro è una revisione del sistema sanzionatorio, perché se poi non si prevede questo aspetto vuol dire non credere nei controlli e nelle possibili sanzioni. L'ultimissima è che naturalmente di questo discorso dei controlli fa parte anche la riforma del contenzioso tributario. Oggi noi abbiamo delle procedure molto lunghe e dispersive, dovremo dare caratteristiche molto più chiare anche a questo percorso per fare in modo che da un lato sia molto chiaro chi deve intervenire e deve naturalmente dare il giudizio e poi chi invece deve intervenire in sede di ricorso e quindi avere le caratteristiche del processo. Questo proprio in estrema sintesi è l'ipotesi di riforma. È chiaro oggi cosa dovrà succedere. Noi oggi abbiamo fatto, abbiamo messo veramente sul tavolo tutte queste problematiche e queste ipotesi di intervento. Su questa ipotesi di intervento avremo nel mese di giugno sia confronti di tipo tecnico sia confronti di tipo politico per fare in modo che le linee abbiano un livello di condivisione accettabile per poter andare avanti e per poter presentare in luglio il progetto di legge nella seduta del Consiglio di luglio. Se questo sempre nell'ottica di poter avere, nel momento in cui andremo a formulare il bilancio del prossimo anno, quindi invece settembre-ottobre, la certezza di poter contare su questa rivisitazione del sistema. Ripeto, non c'è nulla di precostituito, quindi l'allarme che si è voluto diffondere dicendo che c'erano già previsti 300 euro di aumento mensili per i dipendenti, cose di questo genere, sono deduzioni assolutamente arbitrarie, perché non sono fatte nemmeno sulla base dei dati che noi abbiamo fornito, ma sono fatte per fare in modo che, mentre si dice che ci vuole la riforma tributaria, si fa di tutto perché non si faccia. Invece noi riteniamo, io credo che siate convinti tutti, spero, che questo è un passaggio fondamentale per l'economia del paese, perché un paese che non sa dire fuori di sé com'è il modo con cui i propri cittadini, e quindi con tutti i cittadini vuol dire tutto, non solo lavoratori dipendenti, ma vuol dire anche società, imprese e così via, in che modo contribuiscono alla vita economica del paese, è un paese che difficilmente dall'esterno è un paese appetibile. Quindi io credo che questo sia evidente e sarà molto importante
tutte le osservazioni, tutto il coinvolgimento che in questo mese riusciremo a mettere in atto e anche tra la prima e la seconda lettura su questo progetto. Grazie.